Come buildare Raiden Shogun in breve. La nostra Arcanine Electro può essere usata come perché di batteria o trigger per fioriture. Ci offre un buon DPS anche C0, batteria universale, buff tripudi con abilità elementale, buona applicazione on field per attivare reazioni. Ma non si energizza con tutti, dato che il tripudi non interagisce con tutte le abilità di buff o trigger degli altri personaggi. Danno field basso, danno condensato e poco tempo rispetto alla durata media delle rotazioni. Da hyperkit di batteria l'arma 5 stelle consigliata è il fulmine fagocitante con manufatti 4 pezzi emblema del fato spezzato, utilizzando come statistiche principali Classic 3 ricarica energia, calice attacco e corona tasso di critico danno da critico, con infine come secondarie in ordine tasso critico, danno critico, attacco, ricarica energia. Mentre come opzione free to play da 4 stelle la prede, il grado miglioramento 5 con manufatti sempre 4 pezzi emblema del fato spezzato ma con statistiche principali, classi idra attacco, calice bonus, danno da elettro e corona tasso di critico danno da critico, la priorità delle secondarie rimane uguale. Per giocare al meglio, per prima cosa utilizzare la sua abilità elementale attivando la passiva chakra desiderata, continuare utilizzando i tripudi degli altri personaggi per caricare gli stack chakra desiderati e aumentare il danno del suo tripudio, poi utilizzare il tripudio di Raiden Shogun e infine seguire le combo che vi mostro. La combo 4x N4D è più semplice, consiste nel ripetere 4 volte l'uso di 4 attacchi normali più lo scatto per cancellare l'animazione del quarto attacco. Mentre la combo 2x N4C più N2C è un po' più strettamente in più, consiste nel ripetere 2 volte 4 attacchi normali e un caricato, per poi aggiungere infine altri 2 normali e un caricato. I team più gettonati dai perkerry sono Raiden, Kazuha, Bennett, Flex. E come secondo Raiden, Hydro, Shanling, Bennett. Da trigger per fioriture le armi consigliate sono Scacciadraghi per il danno massimo, lanciati favoni se si ha bisogno di più energia per il team. Come manufatti 4 pezzi sogni dorati, utilizzando come statistiche principali Clessidra maestria elementale, calice maestria elementale, corona maestria elementale. E come secondario maestria elementale, ricarica energia e attacco. Se si vuole leggermente più danno, a discapito di un farm meno efficiente, potete andare di 4 pezzi fiore del paradiso perduto. Giocarlo è molto semplice, utilizzare la sua abilità elementale, uscire dal campo in base al team in cui si gioca successivamente se utilizza il tripudio o no. Da trigger per fioriture invece come team Raiden con un Hydro, Dendro e Flex. Infine la priorità dei talenti, come primo tripudio elementale, come secondo abilità elementale e ultimo attacco normale, con corona consigliata solo sul tripudio. Alla prossima build con Perceval 21.